Grazie di essere con tanti amici, con qualcuno ci siamo incontrati in situazioni diverse, anche istituzionali. Io ho cercato durante il lockdown di trasformare questa crisi in opportunità. Diciamo che oggi per noi è Shavuot, una festa importante, e curiosamente il lockdown è avvenuto durante Pesach un anno fa. E credo che in ebraico la parola crisi vuol dire opportunità, cioè si scrive esattamente nella stessa maniera, anche in cinese mi hanno detto. E così è quello che ho tentato di fare, ho tentato di utilizzare più o meno quello che erano le opportunità dello smart working, soprattutto per quello che sono la nostra attività, che è un'attività di creativi, e devo dire con grande successo sia per il gruppo media che si quoterà poi a settembre. Ma per il teatro abbiamo triplicato il nostro fatturato. Abbiamo fatto in un anno 4 film nuovi e 3 serie. E stiamo partendo oggi con il nuovo film di Woody Allen, di Polanski, di Kusturica, di Mame, e 2 serie, una per Sky e una per Rai nuova. Tutto questo è nato in un momento in cui sembrava tutto dovesse crollare. Questo è stato un buon insegnamento, nel senso che il nostro è un paese che tende a piangersi addosso, tende a fare delle cose che devono spesso funzionare solo soprattutto nel mio campo, a livello nazionale, e invece noi ci siamo rivolti all'estero e questa è stata un'ottima opportunità. Avevo la fortuna di aver appena fatto Jacques, che aveva vinto il Leone e tanti César con Polanski, diciamo, avevo un tratto di buona qualità. Però il problema nostro è che credo non stiamo ancora sfruttando a pieno. Abbiamo avuto anche un richiamo europeo in questi ultimi giorni, perché per esempio il Recovery Fund di 6 miliardi di euro, invece di essere speso nell'immaterial, che è quello che dovrebbe essere, dove girano più i financial, come dire, girano meglio, lo stiamo spendendo in infrastrutture, no? Stiamo costruendo a Catanzaro il Museo Oceanografico, uno stadio nuovo a Firenze, le mura nuove della difesa per il prossimi, non so, pirati che arriveranno a Genova. Insomma, invece di spendere 5 billion in cose tipo Spotify, no? Che ha i financials che girano, ha messo a sedere la SIAE per sempre, che è un enorme carrozzone inutile. E noi continuiamo a buttare soldi su infrastrutture che si appesantiranno, costeranno sicuramente 3 volte tanto. Io penso invece che questo sia un'opportunità, un momento straordinario, per entrare in quella che è la scommessa nostra del paese. Siamo il paese più ricco culturalmente e forse anche spiritualmente, e questa è un'opportunità enorme da sfruttare, usando proprio la nostra storia, che è fatta da dignità di differenze, non, no, di essere tutti uguali. L'Italia, Ida Magli diceva che è un paese laboratorio, e nessun paese lo è proprio quanto l'Italia, no? Nella sua straordinaria peculiarità. Per cui grazie di questa opportunità di incontrare delle persone, di potermi esprimere, di ricevere un premio che uno prende sempre con piacere. Ecco, allora, prima di congedarla, volevo porre anche una domanda. Tra le tante veste imprenditoriali e artistiche, oggi qua ha premiato la premiazione come direttore artistico del Teatro Liseo. Ora, proprio nell'anno di lockdown, sulle rappresentazioni artistiche dal vivo, mostre, ma soprattutto teatro, in Italia si è sviluppata una polemica enorme, semplicemente meno cruenta di quella dei ristoratori, perché alla fine i teatri sono meno dei ristoranti, no? Ma l'atteggiamento è stato soprattutto di questo tipo di cultura, e così ci uccidete, non riusciamo ad andare avanti. Ricordiamo anche delle manifestazioni di piazza degli artisti, degli attori. Però Luca Barbareschi oggi dice un'altra cosa, no? Che la crisi è un'opportunità e che si è potuto, che la domanda è, si è potuto fare teatro e si è potuto fare fatturato di teatro anche durante il lockdown? Si è No, aperto di una. teatro no. Di teatro io l'ho fatto sul gruppo media, ovviamente. In teatro no, ma il teatro sarebbe stata un'ottima opportunità per capire che il teatro italiano è cadavere da più di 20 anni, perché non entra in nessuna dinamica industriale, perché non c'è un'industria del teatro, perché le nomine sono tutte politiche, mai di pertinenza e mai di reale qualità, e perché l'obolo che viene dato ai teatranti, che sono cifre ridicole, il FUS italiano, il totale del Fondo Unitario dello Spettacolo, è metà di quello che prende un teatro in Germania, uno.
a Stoccarda. Ma perché Stoccarda è così, o perché l'exception culturelle è diversa, o perché, non so come dire, in Inghilterra la situazione funziona diversamente? Perché da sempre hanno fondato la loro ricerca sulla qualità del prodotto che fanno.